Bentornati carissimi amici al nostro appuntamento dedicato alla musica e al ballo, a voi, alle vostre barzellette, anche questa settimana ne sono arrivate di divertentissime, anzi ringrazio tutti gli amici che hanno tanta pazienza perché non riesco a dirle nella puntata successiva ma devono aspettare qualche puntata, ma d'altronde sono tante e comunque vi ricordo che non dimentico assolutamente nessuno, quindi parto subito con l'indovinello di questa puntata. Voi sapete che avete poi tempo tutta la puntata per mandarmi la risposta tramite WhatsApp o tramite Telegram. A questo numero di telefono ci arriva da un carissimo amico storico, Pietro Carboni di Ponte Lambro, Como, un bimbo che ha passato gli 80 anni. Pietro, è sempre un piacere parlare con te al telefono. Allora, l'indovinello di Pietro è questo: qual è il pesce più disgraziato dei mari? E avete il tempo tutta la puntata per mandarmi la vostra risposta. Vado invece a Cuneo da Carla, che mi chiedeva dove trovare la programmazione della nostra trasmissione sul nostro sito www.passessoni.it. Lì trovate la cartina dell'Italia con la copertura delle TV regionali che trasmettono il nostro programma, giorni e orari di programmazione. Poi, se capita, come è successo a molti di voi, che pur abitando in una regione che è coperta da una TV ma non riuscite ancora a prendere il canale, in attesa che le cose si sistemino, se volete mandarmi un messaggio a questo numero di telefono, vi inseriremo nell'elenco dei nostri amici e vi manderemo ogni settimana la puntata gratuitamente su WhatsApp. Ve la potrete guardare quando vorrete, quante volte vorrete. È già successo a tantissimi amici che ormai ci seguono, poi WhatsApp è simpatico perché si ha anche l'opportunità di colloquiare. Ed ora andiamo col nostro primo video, a fra pochissimo. Imparate le bellissime coreografie della maestra Cristina Vezzani grazie al nostro fantastico DVD, nel quale troverete le spiegazioni dei singoli passi dalla viva voce della nostra maestra Cristina ed ovviamente i video dimostrativi delle coreografie. Incluso all'interno della confezione anche il CD contenente i singoli brani musicali per poter ballare da soli o con gli amici tutte le coreografie che avrete appreso grazie ai suoi tutorial. Nel DVD, inoltre, in regalo i nostri due video novità, il Ciringuito e Sin Ti. Ma non è finita qui. All'interno del pacchetto troverete in regalo anche uno di questi tre CD. Il tutto a 29 euro compreso spese di spedizione e di contrassegno direttamente a casa vostra. Un'occasione assolutamente da non perdere, quindi aspettiamo le vostre telefonate.
Vi ho anticipato a inizio puntata che c'è una novità. Vi avevo già accennato quest'estate per gli amici storici che abbiamo aperto questo canale Crea con Fantasia su YouTube dedicato ai bambini, dove trovate, oltre che attività di laboratorio, giochi, anche favole scritte e interpretate da me. Da queste favole scritte è uscito il primo libro, lo trovate su Amazon, Le favole di Zia Titti. Lo condivido con voi con una gioia immensa, ma voi mi conoscete, quindi sono certa che capite la mia euforia. È davvero un bellissimo traguardo, sono emozionata, sono onorata perché già alcuni di voi l'hanno acquistato e mi hanno telefonato per dirmi che cosa ne pensano. Grazie, grazie di cuore. Ricordo che è un libro per bimbi dai 5 ai 99 anni, perché anche se ad alcuni nipotini di voi è piaciuto tanto anche ai nonni. Quindi, perché non regalare sogni? Sogni ai vostri nipotini o ai vostri figli e sogni anche a voi. Poi mi raccomando, quando l'acquistate, aspetto i vostri commenti. E per chi di voi invece non è avvezzo ad utilizzare internet, non vi preoccupate perché il libro Le favole di Zia Titti è stato inserito nel nostro pack promozionale dei regali di Natale, che vi proporrò proprio a partire da questa puntata. Partiamo con le nostre barzellette, perché gli amici sono tanti e hanno piacere sicuramente di ascoltare le barzellette che mi hanno inviato tramite TV. Allora, da Fabio e Antonia di Milano, due storici amici, un abbraccio grandissimo. Mi scrivono: dottore, dottore, mia moglie crede di essere un tagliaerba. E il dottore: oh, ma non è possibile, me la porti subito. E il marito: eh no, prima aspetti almeno che finisco di mettere a posto il giardino. Grazie Fabio e Antonia, davvero simpaticissima. Poi mi sposto da Milano, vado ad Anagni, da Franca, che ci parla di carabinieri. Due carabinieri, uno seduto, l'altro entra nella stanza, quello seduto si alza e dice: ma brigadiere, ma che cos'ha nell'orecchio? Ma venga più vicino, ma sembra una supposta. Appuntato, sarà mai una supposta? Guardi, guardi, venga più vicino, guardi che è davvero una supposta. Ma ha ragione lei. E allora, dove l'ho messa la penna? Aglio, grazie Franca di Anagni, ed ora siamo pronti per un altro bellissimo videoclip. A fra poco. Busca todo lo mejor.
Rido perché mi sono arrivati degli altri messaggi con delle altre barzellette che poi spero di riuscire a leggere. Voglio già salutare una parte di amici, Roberto da Roma Est, che mi sottolinea che so trasmettere terapicamente nei cuori e nelle menti delle persone doloranti di nostalgia e di delusione. Tanta allegria italiana. Grazie, grazie davvero, bellissime parole Roberto. Poi vado da Secondo Binucci e Fiorella, qui siamo a Perugia, un abbraccio anche a voi. Stefania da Pomezia, ciao Tiziana, ti ringrazio che mi mandi i video, c'è sempre bisogno di buona musica, allegra, ti mando un bacio grande, ricambio con tanta simpatia, sai Stefania. Anna da Roma che mi manda tanti cuoricini, un abbraccio anche a te. Claudio Menghi e la sua dolcissima signora Maria che mi manda i saluti, buona giornata anche a te Claudio. E poi andiamo da Gianfranco di Como che non manca mai con i suoi bellissimi gif. Un abbraccio grandissimo, so che sei una roccia, stai attraversando un momento davvero difficile e sono con te, col cuore. Poi vado da Maria Pia e Felice di Marina Romea, anche loro sempre con me. Lidia, la mia Lidia di Piacenza, il marito Carmine, che sono fantastici. Lidia riceve le nostre puntate sul cellulare e quindi poi le gira a tutti gli amici, parenti, cugini, ai vicini di casa, mi copre dalla Norda fino giù a Cosenza ed è bellissimo. Perché condividere musica vuol dire condividere vita. Lidia, stai facendo una cosa meravigliosa, grazie. Sono arrivati degli altri messaggi. Continuo con i saluti. La nostra Lisa di Stradella, un abbraccio anche a Franco. Rocco Biasielli, meraviglioso da Aquino, sempre con me. Ti abbraccio fortissimo. So che sei una roccia. Un abbraccio grande anche a tua figlia per quello che mi hai detto, ma vedrete che andrà tutto benissimo. Faccio così per tutti voi. E poi saluto Barbara e Angela di Marassi che sono sempre con me. Grazie per i complimenti. Vado dalla mia meravigliosa Rosa Turolla. Qui siamo a Polesella, in provincia di Rovigo, che mi fa tantissimi complimenti perché questa trasmissione le mette tanta allegria. Grazie di cuore che sei con noi. Rimango a Polesella e saluto anche due altri dolcissimi amici che sono Giovanna e Giovanni Gallian. Poi mi sposto all'Indinara, vado dalla mia Angiolina, un abbraccio grandissimo a te, a Melissa e agli altri tre tuoi ragazzi, sono certa che starete benissimo. Proseguo e vado a Perugia da Elvisio, grazie dei saluti. Infine mando un abbraccio grandissimo a Loredana. Da Guarcino Frosinone, un abbraccio anche a tuo figlio Eliseo e alla mamma Anna Maria. Finisco, finisco, vado un attimo a Tecchina di Alatri, Mirko, Prili, un abbraccio fortissimo, un grande saluto anche alla tua famiglia. Siamo pronti per un altro videoclip? A fra pochissimo. Had to
Ragazzi, è uscito il mio nuovissimo libro, Le favole di Zia Titti. Sono 10 racconti arricchiti da bellissime illustrazioni colorate, adatto a tutti i bambini dai 5 ai 99 anni. Lo trovate già disponibile su Amazon. E visto che le feste si avvicinano, ho pensato per voi a questa incredibile offerta. Trasformate una qualunque serata con gli amici in una vera e propria festa. Ballate con i nostri bellissimi CD musicali. Divertitevi con le nuove coreo della nostra maestra Cristina Vezzani. Infine, quando sarà giunta l'ora della nanna per i più piccoli, raccontate loro una delle nostre bellissime favole della buonanotte per addormentarli con serenità. Quindi per voi, ma solamente per voi, carissimi amici, il tutto a €39,90, compreso spese di spedizione e contrassegno. Aspetto le vostre telefonate perché sia un Natale da ricordare per allegria e tanti bellissimi sogni da fare insieme. Rispondo a Renata che mi ha appena chiesto del nostro canale YouTube. In realtà abbiamo due canali YouTube, uno dedicato alla musica in generale che si chiama Passi e Suoni, Playa Latina, Country Live sono i due sottotitoli e lì avete tutto il nostro lavoro. Pensate che abbiamo iniziato nel 2017, quindi ci sono più di 1400 video che potete guardare gratuitamente. Si passa dal liscio al latino al country, ci sono i corsi. Vedo che vi piace tantissimo il nostro corso di mazurka, il nostro corso di country tenuto dalla nostra maestra Marilu Teseo, che saluto, di Reggio Emilia. Sono lì su, li trovate, li potete guardare gratuitamente e mentre li guardate imparate i passi. Ci conto, perché molti di voi mi fanno i complimenti perché sono spiegati davvero benissimo. Complimenti che girerò ovviamente ai nostri insegnanti. Poi abbiamo un altro canale, Crea con Fantasia, che è quello nato quest'estate per i bambini. Bambini di ogni età in realtà, perché potete trovare spunto, se volete, in ogni dove. Diviso in sezioni, c'è la sezione giochi, la sezione laboratorio, per i più grandi e per i più piccolini, vedrete la difficoltà del video, e poi appunto ci sono le favole di Zia Titti, sono interpretate da me, quindi potete ascoltarvele oppure potete portarvi a casa il mio primo libro, appunto Le favole di Zia Titti, disponibile presso Amazon o presso di noi. Sì, lo so, l'elenco degli amici è ancora lungo, non vi dimenticherò. Partiamo con le barzellette. Le barzellette, proseguiamo. Paolo di Bergamo che ci dice: Napoli, un rapinatore sale con una pistola in un autobus. Fermi tutti, questa è una rapina. Un signore si gira di scatto, si mette la mano al cuore e dice: Oddio, pensavo fosse il controllore. Grazie davvero Paolo. E poi proseguiamo e andiamo da Chiara di Assisi che ci dice: due uomini vagano nel deserto trascinando con loro a fatica una portiera di un'auto. Dopo qualche tempo passa un tuareg a cavallo, si ferma un po' stupito, gli chiede: ma scusate, ma cosa ci fate qua con una portiera di un'automobile pesante così? Eh beh, risponde uno dei due, se per caso ci viene caldo tiriamo giù il finestrino. Chiara, mi sembra una barzelletta della sezione carabinieri, perché me ne arrivano di quelle, non ve le posso raccontare tutte perché è un programma il nostro che seguono anche i bambini, però me ne arrivano di quelle terribili. Vado da Lino di Genova. Due ragazzi che vivono in un paesino piccolissimo chiacchierano fra di loro e uno dice con l'altro: ma lo sai che io domani devo andare in città? E l'altro risponde: bello, chissà che esperienza, io non ci sono mai stato, mi hanno detto che i taxi volano. E il primo: no, va là, non dir così, ho già paura, se mi dici anche sta roba. No, ma scherzavo, figurati, vedrai che non succederà. Il giorno dopo il ragazzo parte e arriva in città, scende dal treno e chiede al primo taxista: scusi, ma per andare in viale Monza? Il tassista si gira e gli chiede: ma che altezza è circa? Ma allora è vero che i taxi volano? Grazie davvero Lino da Genova, simpaticissimo. Ed ora è arrivato il momento di un altro bellissimo videoclip. A fra poco. Break down.
E siamo addirittura d'arrivo di questa puntata bellissima, piena di allegria, visto i messaggi che ricevo. Voglio salutare Giuseppe Minzotti da Nettuno, simpaticissimo amico che è sempre con noi. Poi vado oltre e saluto con tanto affetto Giovanna e Domenico, Renata Perissinotto, Nicola e Gasperina da Campoli Appennino, grazie per i messaggi. Vado da Franca Monetti di San Pietro in Stra, la mia grande amica, provincia di Venezia. Un caro saluto anche a Gabriella, tua sorella. Poi saluto Fabio da Cavallo, un abbraccio grandissimo, sono sempre con te, lo sai. Rita della Val Camonica, grazie che mi segui con tanta simpatia. E qui devo salutare anche la mia grande Gio di Cesenatico, una forza della natura. Vado da Elena e Luigi Scittarelli, che sono davvero adorabili, grazie mille, bellissima signora, anche oggi ti seguiamo con tanta gioia, sei meravigliosa, complimenti di cuore per le bellissime trasmissioni. Ma grazie a voi carissimi amici che mi scrivete e mi seguite con così tanto affetto. Paola da Rimini, grande ballerina. Antonello Lo Russo, e qui siamo a Castiglione delle Valli in Umbria, bellissima città. E poi vado oltre e saluto Gianfranco e Tonina da Galeata. Grazie anche a voi per i bellissimi messaggi che mi giungono, sono contenta che stiate bene, abbraccionissimi. Un abbraccio va anche a Mirellina, Mirella Corticelli, il sorriso nel ballo, al marito Ivan Polgrossi. E qui mi collego, voglio mandare un abbraccio a tutti i grandi, meravigliosi ballerini del gruppo Balliamo con Cristina, che sono sempre con me. Proseguo e vado da Attilio di Brescia, e poi saluto Valentina Iacomucci, un abbraccio grandissimo, qui siamo a Ravenna. E poi vado oltre, saluto Alberto da Foligno, sei simpaticissimo, una roba meravigliosa. Mirella Betti, un abbraccio grande, la mia Laura Tamborra, sono contenta che tu stia benissimo. Marco Manara e Dina Vasile, un abbraccio anche a voi due. Antonietta e Angela da Caserta, grandissime ballerine. E poi un abbraccio grandissimo va anche a Rosanna da Cesena e a Cinzia da Cassino. Siete tantissimi, mi fermo un attimo, un altro bellissimo videoclip e poi proseguiamo. Hands, give me your hands. Hands, no we can. No, we can't. Mano, mano,
guardami negli occhi, vedo il tuo sorriso sotto questa maschera chic e colorata che non può fermare la nostra risata. Mano, mano, ora più di prima, guardami negli occhi, vedo il tuo sorriso sotto questa maschera chic e colorata che non può fermare la nostra risata. E purtroppo è finita anche questa puntata, però in grande allegria e devo dire divertimento. Ricevo già tantissimi bellissimi messaggi, io vi ringrazio per i complimenti relativi al mio libro di favole, aspetto le vostre telefonate perché è un libro che va bene dai bimbi di 5 anni fino ai 99 anni e sarei davvero onorata fosse nelle vostre case, per cui potete trovarlo su Amazon e acquistarlo direttamente oppure telefonate che ve lo inviamo noi, ovviamente vi diciamo prezzo e spese di spedizione. O comunque potete telefonare per portarvi a casa il nostro meraviglioso pack che contiene il libro, appunto, il mio libro, appunto, Le favole di zia Titti. Benissimo, devo darvi la risposta dell'indovinello fatto a inizio puntata che arrivava da Pietro Carboni, il grande Pietro Carboni di Pontelambro, Como. Qual è il pesce più disgraziato dei mari? Signori, il tonno, perché tutti gli rompono le scatole. Pietro, è bellissima davvero questa battuta. Allora, io ringrazio tutti voi di essere sempre con noi, aspetto le vostre telefonate, ma soprattutto vi aspetto sui nostri due canali YouTube. Avete l'opportunità di spaziare su oltre 1400 videoclip che sicuramente vi rallegreranno la giornata, visto che si parla di musica e ballo. E io vi aspetto al prossimo appuntamento. Sempre così carichi. Un abbraccio grande. Ciao.